Sono 10 i comuni del Vicentino chiamati alle urne per rinnovare l'amministrazione municipale. Dopo 2 anni di elezioni a settembre nel 2020 e nel 2021, il 2022 segna il ritorno alle votazioni in primavera. Le date non sono ancora certe, dalle ultime comunicazioni i giorni potrebbero essere il 22-23 maggio con il secondo turno il 5-6 giugno oppure il 29-30 maggio con secondo turno 12-13 giugno. Entro la fine della settimana dovrebbero arrivare dal Ministero dell'Interno notizie certe. Nel Vicentino, solo in un comune in cui sono previste le amministrative, si potrebbe andare al ballottaggio. Tiene, dove la popolazione supera di gran lunga i 15.000 abitanti necessari per andare al secondo turno di voto. Qui la campagna elettorale è già iniziata ufficialmente con la presentazione dei candidati: Gianpi Michelusi, Daniele Apolloni, Manuel Benetti, che mirano alla poltrona del sindaco uscente Giovanni Casarotto, in carico per 2 mandati. Altro comune al voto nel Bassanese è Rosà, che non raggiunge i 15.000 abitanti per poco, con il sindaco uscente Paolo Bordignon in quota Lega, che tra maggio e giugno conclude il suo secondo mandato. Si vota anche a Brendola, 6.722 abitanti, dove il sindaco uscente Bruno Beltrame, eletto nel 2017 con il 35% delle preferenze, con la Civica Uniti per Brendola, dopo il commissariamento del comune. Sono chiamati alle urne i cittadini di Marano Vicentino, dove da 5 anni è in carica Marco Guzzonato, che con tutta probabilità tenterà anche il secondo mandato. Situazione simile a Romano Dezzelino, guidato dal 2017 dal sindaco Simone Bontorin, che pare sarà in lizza anche per l'incarico 22-26. Bontorin viene da un anno davvero difficile, sia professionalmente che umanamente, a causa della perdita prematura di 2 capisaldi della sua giunta, il vice sindaco Lorenzo Zen e l'assessore Mauro Salvemini, venuti a mancare nel 2021 causa malore. Termina l'esperienza da sindaco, arrivato ai 10 anni di amministrazione, Giuliano Stivan, primo cittadino di Sandrigo. Alle urne nella prossima tornata anche il paese confinante Schiavonna. Qui si va al voto non per la naturale scadenza del mandato, ma perché purtroppo lo scorso ottobre è venuta a mancare la sindaca Mirella Cogo. Nell'ultima tornata amministrativa comunale del 2019, da unica candidata alla carica a capo della lista civica l'Unione, era stata eletta per la terza volta grazie a 1.520 preferenze. Anche Sarego è tra i comuni in cui si vota per il primo cittadino, che al momento è Roberto Castiglione, Movimento 5 Stelle. Elezioni in vista per Villa Verla, dove il sindaco Ruggero Gonzo conclude il suo secondo mandato e alcuni rumors fanno pensare che la vice sindaca Maria Cristina Greselin non sarà tra i candidati a succedergli. Ultimo in questo elenco comune al voto del Vicentino è Val Liona, dove le elezioni amministrative si sono tenute per la prima volta nel 2017, dopo la fusione di Grancona e San Germano dei Berici, con la vittoria di Maurizio Fipponi, che dunque potrebbe ricandidarsi anche per questa tornata elettorale.